Ellie, sono Carter. Siamo nell'alloggio dell'ammiraglio. Isaac è... Spegnila! Ehi, Isaac! Spegnila! Isaac? Carver, che sta succedendo? Spegnila! Isaac! Spegnila! Ehi! Spegni... Ehi! Che cosa c'è? Che succede? Niente, niente, va tutto bene. Va tutto bene. Ellie, l'ammiraglio era ossessionata dalla creazione di una chiave. Una chiave per cosa? Che cos'è? Ehi, una chiave per cosa? Una specie di dispositivo alieno. Un macchinario. Probabilmente pensava che fosse quello a controllare i marchi. Oh mio Dio. Voleva disattivarlo. Lo ha scritto dappertutto come fosse un mantra. O delle istruzioni. Questo è proprio quello che stavamo cercando. Non è un pianeta qualsiasi, Isaac. Hanno trovato l'origine. Il pianeta natale del marchio. Andiamo, che stronzata è questa? Pianeta natale del marchio. Raduniamoci nella sala di comando, così potremo pensare al da farsi. Clark, datti una mossa, andiamo, Clark! Maledizione, Marco. Su quel pezzo di ghiaccio sto rischiando uomini e donne di valore. Soldati che potrebbero combattere altrove. Qualcuno potrebbe avere la decenza di spiegarmi cosa diavolo stiamo cercando. Cerchiamo la speranza. Oh mio Dio. Sostegno alla guerra e la capacità di combatterla stanno calando. Non abbiamo più risorse. Sostegno del popolo. Il tempo. Rispondi alla mia domanda. Cosa stiamo cercando? Dei marchi. Starai scherzando? No, generale. Non scherzo. Chiederò al dottor Serrano di raggiungerti nei tuoi alloggi per spiegarti tutto. Sei completamente matto. Generale, puoi andare.
Parla Buck, abbiamo localizzato una navetta da trasporto in disarmo, la Cross. Se la rimettiamo in sesto potremo usarla per arrivare sul pianeta. No, proviamo questa navetta e poi ce ne andiamo da qui. Merda, Robert, se non fermiamo i marchi non ci sarà alcun posto dove tornare. Direi che la navetta è comunque la nostra sola possibilità. Dove si trova? Nella nave più grande della flotta, la Terra Nova. È parecchio lontano. Beh, dovevano avere un modo per spostarsi fra le navi. Beh, così lo troveremo. Riesumato sulla Terra nel 2214, ha stravolto le nostre nozioni scientifiche. Sembrava generare un'energia illimitata, cosa molto interessante vista la carenza di risorse. Si è tentato di replicare il marchio, cercando di comprenderne la tecnologia per ottenere energia illimitata per la razza umana. Immaginate la sorpresa quando abbiamo scoperto che non erano fonti di energia, ma si limitavano a riceverla da un punto nello spazio profondo. Triangolando questo segnale, abbiamo localizzato un pianeta sconosciuto chiamato Tau Volantis. Speriamo di trovare l'origine del segnale e di domare questa energia. Se ce la faremo, avremo un futuro migliore per tutti noi. Generale, grazie. Buongiorno, generale. L'ammiraglio Graves mi ha chiesto di preparare. Thank you.
altri? A cercare una via d'uscita. Tanto figli che abbiamo trovato. Subito. Abbiamo trovato un vassello di manutenzione, una lancia. Non ha autonomia né velocità, ma può raggiungere le navi più lontane. Ecco, adesso invio le coordinate. Ora andiamo alla navetta, così potremo tornare a casa. Robert, noi non torneremo a casa. Ehi, prima raggiungiamo la navetta, poi vediamo cosa fare. Io adesso vado a dare un'occhiata a questa lancia. Thank you.
Isaac, qui Norton. Perché mi contatti su un canale privato? Perché devo sapere da che parte stai. Ci sono più parti ora. So che voi stavate, ma ora lei è mia e l'amo troppo per lasciarle fare questa cosa. Se ha ragione, se questo è il pianeta natale del marchio, forse possiamo porre fine a tutto. Senti, questo. Ascolta, sappiamo entrambi come finirà. Se avessero trovato un modo per fermare i marchi 200 anni fa, non credi che saremmo tutti al sicuro? Non ha senso! Ho capito. Ho capito, credi che tu e lei... Beh, scordatelo. Ti ha dimenticato, ok? Lo sentite? Il mio rig rileva una specie di messaggio in loop. Sembra sia codificato. Proviene dalla nave di ricerca CMS Greeley. Potrebbe essere importante. Vedrò di capirci qualcosa. Isaac, chiudo. Terra Nova. Da che parte è la navetta? Santos, cosa dicono i registri di manutenzione? Solo che la navetta era stata ritirata. Volevano smantellarla. Grande, quindi nessuno sa niente? Devono esserci dei registri di spedizione più dettagliati. Darò un'occhiata nella nave. Thank you.
Attenzione, riserve energetiche in stand-by. Funzioni cargo disattive. Registratore operativo, tutti pronti per la decelerazione. Ok, Edwards, al tuo segnale. Ricevuto, Val. Finché siamo sul ponte, vedi di chiamarmi comandante. Come vuoi, tesoro. Propulsori di frenata attivati. Oh, piano. La Lovebot è a destinazione. Grazie a tutti per aver volato sulla Terra Nova e benvenuti nel buco del culo del mondo. Ok, vediamo di darci una mano. Avvisa la mia... Sono Isaac. Sembra che la navetta sia nel settore di pompa della nave. Invio i dati ai localizzatori. Basta che ci porti a una rotta commerciale. Se riusciamo a ripararla. A giudicare dai dati si tratta di un ferro vecchio. Possiamo sistemarla, vero? Qui siamo circondati da pezzi di ricambio. Ce la posso fare. Sì, certo. La metteremo a posto.
vecchio robot cercatore. Ci tornerà utile. Ah!
Centro piattaforme per rimuovere l'ostacolo. Ragazzi, qualcosa blocca il sistema di trasporto. Il centro piattaforme deve essere lì. Si vedono i binari. Grazie, Buckle. Do un'occhiata. Thank you.
Comandante? Ci sei? Vuoi sapere delle casse criogeniche da cercare? Casse criogeniche? Queste sono bare, Beach. Congelano i soldati sul pianeta e poi li stoccano nella nostra stiva. Ok, ora so qual è il problema. Qualcuno ha lasciato del carico sui binari. Puoi levarlo di lì? Dovrei farcela. In un modo o nell'altro arriverò a quella navetta nel settore di poppa. Avaria carico nella stiva 4. Rilevata violazione del contenimento. Presenza di anomalie biologiche. Massima allerta. Ostacolo rimosso. Funzionalità di trasporto normale.